avuto un lungo colloquio telefonico col presidente Erdogan prima di partire da Roma, oltre un'ora. Ho ribadito il fermo, risoluto invito da parte dell'Italia a interrompere, a evitare questa iniziativa militare. Quindi gli ho chiesto di ritirare le truppe, di farle rientrare sul territorio turco. Non riteniamo che questa sia la soluzione, questa è un'iniziativa che rischia di destabilizzare ancora di più un territorio e una comunità già lungamente provata. Lo dimostrano anche i primi dati, i primi risultati che sta producendo sul terreno. Abbiamo un alto numero di sfollati, ulteriori sofferenze ai curdi, al popolo siriano in generale. E c'è il rischio, sono stati liberati anche dei terroristi, dai centri di detenzione, è quello che temevamo. Quindi da questo punto di vista l'Italia è disponibile, ovviamente adesso entrerò nel Consiglio europeo e ragioneremo con tutti gli altri leader ad adottare e a valutare tutte le iniziative utili per raggiungere e per perseguire un processo che deve essere politico, pacifico, senza opzioni militari.